con un'altra categoria di dispositivi. Questi sono ancora più nuovi, sono di qualche anno fa, diciamo 5-6 anni fa, come introduzione sul mercato. Si chiamano MCT e MCT sta per MOS Controlled Thyristor, quindi sono tiristori controllati da MOS. Allora, vi faccio vedere la struttura. Anche qui, che cos'è che sta succedendo? Processi sempre più raffinati dal punto di vista della litografia, per cui si realizza ciascun dispositivo con tantissime celle in parallelo. Anche questi sono dispositivi verticali, negli MCT si raggiungono alcune decine di migliaia di celle in parallelo per singolo dispositivo, per fare effettivamente le celle di dimensioni di micron lateralmente. Allora, dunque, questo è un tiristore, quindi se guardate la struttura tra anodo e catodo, notate PNPN. La regione di deriva è questa qui, P meno. Quindi stavolta è una regione di deriva di tipo P, infatti questo è in particolare un PMCT. E poi sulla superficie del dispositivo ci sono due tipi di MOSFET. Vedete, c'è questa è la regione P, poi c'è questa regione N che è una diffusione che arriva fino alla superficie, e poi c'è dentro la regione P che arriva fino alla superficie, e poi ci sono i contatti N+. Allora, guardate cosa c'è. C'è qua un canale, un transistore, vedete, qui viene fatto un dielettrico e qua c'è il gate. Quindi questo qua è un transistore di tipo N, canale N, e proprio in serie c'è un transistore a canale P. Quindi il transistore a canale N è questo. Allora, io accanto vi faccio vedere il circuito equivalente. Quindi PNPN è un tiristore che ha il circuito equivalente che conoscete con i due bipolari in configurazione latch, d'accordo? Quindi questo è il tiristore. Poi c'è un NMOS che sta dall'anodo, che è questo, fino alla regione N, quindi qui, dall'anodo fino alla regione N, e ha un contatto di gate. Poi c'è il MOSFET a canale P invece, che sta dall'anodo, perché questo percorso è lo stesso, fino alla regione di deriva. Quindi dall'anodo fino alla regione di deriva. Questa è la regione di deriva, è la base dell'NPN. Quindi questo è PMOS, che è questo elemento. Questa è la regione di deriva che corrisponde a questo. Quei due MOSFET servono ad accendere e spegnere il tiristore. Ora, qui si capiscono un po' di cose. Due, perché servono due MOSFET per accendere e spegnere? Perché purtroppo, come dicevo prima, i MOSFET messi in questo modo non riescono a invertire il segno della corrente che mandano al dispositivo. Quindi me ne servono due, uno per l'accensione e uno per lo spegnimento. E poi si capisce anche perché devo fare tante celle in parallelo, perché se voglio avere la speranza di spegnere un tiristore, devo fare ogni cella piccola. Questa è una tendenza che c'è stata dagli anni 50 ad ora. Negli anni 50 il tiristore era soltanto il tiristore semplice, grande, unico, non si spegneva. Man mano che si è riusciti a fare tiristori sempre con celle sempre più piccole, quindi realizzando le correnti elevate, mettendo tante celle in parallelo, si riesce sempre più a controllare anche lo spegnimento. Quindi prima col GTO, poi anche con MCT. E ci sono anche lì sui tiristori, c'è tutta una giungla che sta venendo fuori. Allora, il simbolo dell'MCT è questo. Questo è l'anodo e il catodo. E poi c'è questa rappresentazione qui, c'è il percorso che viene interrotto due volte e questo gate rappresenta il gate. Vedete, il gate è comune dei due MOSFET. Il gate è vicino all'anodo,
perché i due MOSFET sono tutti e due attaccati all'anodo, quindi si rappresenta qua il contatto di gate vicino all'anodo. Questo è il simbolo, anodo, catodo e gate. Esattamente il funzionamento. Ora ho ridisegnato questo qua, lo ridisegno di là. Vedete, abbiamo il tiristore, il MOSFET N e il MOSFET P, fatti di colore diverso per cercare di distinguere il controllo da chi porta la conduzione. Allora, in questo caso, diciamo, il controllo mi porta il tiristore a dover avere un blocco asimmetrico. Quindi in particolare questo tiristore funziona per tensioni tra anodo e catodo negative. Ora vi spiego un attimo perché, dopo aver visto il funzionamento, si capisce perché blocca solo le tensioni negative, per le tensioni positive non è il caso. Allora, in conduzione è il PMOS che porta il tiristore in conduzione. Che cosa fa? Vabbè, semplicemente quando porto il PMOS in conduzione alimento la base dell'NPN e quindi innesco il tiristore. No? Quando alimento la base dell'NPN si innesca quella reazione positiva che innesca il tiristore. È il meccanismo classico di innesco del tiristore. Inietto corrente nella base dell'NPN. Ok? Quindi per farlo devo semplicemente abbassare abbastanza la tensione di gate. Bisogna che VG sia minore di VTP più VA. Quindi se VA è negativo, insomma che VG può essere anche piccolo ed viene facilmente minore di VTP più 2. Questo è il motivo per cui c'è bisogno che la VA abbia un unico segno, altrimenti non so come dare le tensioni al gate. Vediamo cosa avviene in interdizione. Quindi io ho all'inizio il dispositivo con una VA fortemente negativa, se porto VG sotto questo valore mando il PMOS in conduzione. Se voglio spegnere invece il tiristore, cosa faccio? Ecco, questa è la parte un pochino diversa. Dunque, che cosa faccio? In pratica cerco di cortocircuitare base emettitore del PNP. Vedete, se porto in conduzione l'NMOS, quindi alzando la tensione sul gate sufficientemente, riesco a cortocircuitare base ed emettitore del PNP. Quindi spengo il PNP e spero che spegnendo il PNP si spenga tutto. Se la cella è abbastanza piccola ci si riesce. Allora, quindi in un caso la VG deve essere minore di VTP più VA. Nell'altro caso VG deve essere minore di VTN, la tensione di soglia del MOSFET a canale N, più la VCSAT che è qui. Immaginando di avere il catodo a massa. Quindi facendo variare la tensione di gate tra quei due valori, tengo spento e acceso. Ora, in generale il dispositivo è abbastanza piccolo e viene costruito in modo da non essere mai profondamente in saturazione, per cui di solito uno dei due MOSFET è sempre acceso per forzare il mantenimento dello stato. Quindi se lo voglio off, tengo NMOS sempre acceso, in modo da impedire che il PNP si mette in conduzione per caso. Se lo voglio acceso, continuo a mandare corrente
all'ingresso del NPN, del gate, della base dell'NPN, come si faceva del resto per i GTO. No? Siccome non c'è un latch up molto, molto pronunciato, cerco di sostenere lo stato continuando a mantenere uno dei due MOSFET in funzione. Va bene, ecco, chiaramente c'è una corrente massima che posso spegnere, no? Perché io qui, quando faccio l'ipotesi di cortocircuitare base emettitore, cosa vuol dire? Quando cortocircuito base emettitore vuol dire che faccio passare tutta la corrente, almeno nel transitorio di spegnimento, faccio passare tutta la corrente che deve passare nel tiristore attraverso questo MOSFET, e per farlo vuol dire che la caduta di questa corrente causa del MOSFET deve essere inferiore alla V-gamma, quindi ci sarà un massimo della corrente che mi consente di effettuare correttamente lo spegnimento. Vabbè, questo è l'aspetto importante, e ci sono, per converso, per tensioni VH positive invece si usa l'MCT di tipo N, quindi dove in pratica le regioni sono tutte invertite rispetto al caso precedente, quindi cambio di posto all'anodo e al catodo, quindi la corrente scorre in questa direzione e i MOSFET di controllo sono vicini al catodo stavolta, quindi c'è la regione blu che è il tiristore vero e proprio e poi ci sono i MOSFET di controllo al lato, quindi l'NFET di qua che stavolta provvede all'accensione, il PFET che è questo, che ho evidenziato a questa parte, che è tutto intorno, no? Che provvede invece allo spegnimento. Il meccanismo è esattamente uguale al precedente, ho soltanto cambiato tutte le regioni da pin N e viceversa. Vediamo velocemente in realtà come avviene l'accensione e lo spegnimento. Lo vediamo rapidamente perché in realtà è molto molto simile a quello che abbiamo già visto per i GTO, sia sull'accensione sia sullo spegnimento. Qui stavolta la differenza è che l'ingresso è determinato dalla tensione che c'è sul gate. Avrò due livelli, un livello della tensione, avrò il livello della tensione dell'N e il livello della tensione del MOSFET, di soglia del MOSFET a canale P. Immaginiamo che siano quei due, immaginiamo che il catodo sia massa, no? Per cui le tensioni sono riferite a quel valore là. In accensione il discorso è semplice, quindi nel momento in cui la tensione sul gate supera la tensione di soglia, il MOSFET a canale N conduce, nell'MCT il MOSFET a canale N manda in conduzione il PNP del latch e quindi abbiamo l'innesco che abbiamo visto per i tiristori. La tensione scende, la corrente, prima c'è un piccolo ritardo per la diffusione del plasma nel tiristore, molto rapido in questo caso perché la cella è piccola, e poi c'è la corrente che sale al valore richiesto da carico. In spegnimento la procedura è praticamente la stessa, chiaramente bisogna scendere sotto la tensione che porta in conduzione il P-MOSFET, il MOSFET che fa lo spegnimento. A quel punto che cosa succede? Quando scende la corrente sotto il valore che porta il P-MOSFET in conduzione, si comincia a spegnere il tiristore. Per spegnere il tiristore abbiamo che in pratica i due transistori dalla zona di saturazione lentamente vanno tutti e due in zona attiva e quindi la tensione agli estremi sale e la corrente rimane per un certo tratto costante. Poi arriviamo allo spegnimento vero e proprio, durante il quale la tensione rimane ferma e la corrente va giù. Questo giusto un richiamo veloce, ma è uguale al tipo di meccanismo di accensione e spegnimento che abbiamo visto per i GTO. Non cambia molto.
Ecco, in questo caso si riescono ad avere tempi complessivi di accensione e di spegnimento dell'ordine di qualche microsecondo, e quindi particolarmente veloci per essere un tiristore, sono confrontabili con MOSFET. Questo è il vantaggio reale di queste strutture. Quindi da un lato si comportano come tiristori, che hanno di bello il fatto che mi consentono di avere delle buon basse, più basse degli altri, e contemporaneamente però hanno una velocità di accensione e di spegnimento che è molto più vicina a quella del MOSFET. E questi sono dispositivi molto recenti. Diciamo che tra i dispositivi in silicio sono quelli più recenti e nuovi in commercializzazione. Ok. Allora, ho qualche minuto ancora e volevo diciamo, accennarvi a un altro argomento, solo un accenno, poi più avanti entriamo un pochino più nel dettaglio, però adesso volevo almeno raccontarvi la cosa a livello di categorie principali, i circuiti integrati di potenza. Allora, qual è la caratteristica? È quella di, nell'ambito del mercato dei componenti di potenza, in realtà ci sono non soltanto i dispositivi discreti, ma sempre più frequentemente ci sono dei veri e propri circuiti integrati, cioè che hanno più di un dispositivo nello stesso package. Che tipo di categorie abbiamo? Essenzialmente le categorie sono queste tre, sono anche categorie commerciali, nei cataloghi vengono distinte in questo modo. Ci sono quelli che si chiamano prodotti smart power o smart switches. Smart power è una categoria attualmente effettivamente ampia, che è quasi sovrapposta, almeno commercialmente, alla seconda che è indicata qua, che è quella degli high voltage integrated circuits. C'è una leggera sovrapposizione, un modo abbastanza semplice di discriminare le due cose. Queste due categorie sono limitate a prodotti che hanno, diciamo, non più di un centinaio d'ampere di corrente e non più di un kilovolt di tensione di blocco al momento. Anche queste sono frontiere mobili, no? Nel senso che poi nel tempo queste cose variano. Attualmente siamo qui, non più di 100 ampere, non più di un kilovolt. Per tensioni più alte i circuiti integrati si limitano adesso a quelli che si chiamano moduli discreti, che non sono nient'altro che, diciamo, dei moduli che contengono più di un componente discreto. Di solito hanno componenti, perché si usano facilmente questi componenti per realizzare un sistema a coppie oppure in condizioni multiple. Quindi quelli riescono a essere dei moduli unici che mantengono alcune proprietà più omogenee, per esempio la temperatura riesce a essere un po' più omogenea tra i vari transistori, eccetera. A volte c'è tipo coppie dispositivo più driver del dispositivo nei moduli discreti. Comunque, quindi, mo i moduli discreti si avvicinano molto ai componenti discreti, quindi non, diciamo, si chiamano circuiti integrati perché la tecnologia è quella dei circuiti integrati, ma non gli dedichiamo particolare attenzione. Alle prime due categorie invece volevo dedicare un pochino di attenzione per farvi capire la differenza. Questo per farvi capire la differenza. Allora, sono prodotti per cui in Europa è tutto sommato sia abbastanza forte, perché tutti e tre i produttori europei di circuiti integrati, cioè ST, e nell'ordine di fatturato, diciamo, ST, Infineon e NXP, sono forti su questo settore. Smart Power, cosa è fatto? Beh, tipicamente è fatto da questa accoppiata. Da un lato, dispositivi di potenza MOSFET verticali, quindi i classici veri dispositivi di potenza, VMOSFET che abbiamo, questo è quello che abbiamo visto insieme, accoppiati sullo stesso DAI, quindi sullo stesso tassello di silicio,
ha dei dispositivi laterali invece per la logica. Quindi vedete, in pratica questa è la regione di deriva che fa da separatore, da strato di, da regione di isolamento per i dispositivi di logica, e qua con più o meno le stesse diffusioni impiegate per i dispositivi verticali vengono realizzati anche i laterali. Va bene? Il tipo di logica che si riesce a ottenere con questo tipo di processo è tutto sommato molto molto semplice, okay? Un po' di porte, un po' di logica e controllo, non si fa un vero non si fa né un vero microcontrollore né, neanche il microcontrollore classico per gestire un convertitore. Viene naturalmente bene il diodo, questo può essere il diodo di ricircolo o il diodo di protezione, il MOSFET verticale viene direttamente integrato nello stesso processo, e un pochino di logica viene. L'isolamento, come dicevo, viene garantito dalla regione nemmeno, perché immaginate, se il drain è a tensione più alta rispetto a tutto, se la tensione più alta è quella del drain, è indispensabile, altrimenti non funziona niente, a quel punto queste giunzioni PN delle diffusioni per le reattive sono tutte polarizzate inversamente e quindi tengono i dispositivi isolati. Quindi questa è una classe, è un processo per MOSFET verticali. L'altra categoria invece, quella degli high voltage integrated circuits, è invece una tecnologia più standard CMOS planare. In pratica si parte dalla tecnologia CMOS planare e si aggiungono i dispositivi di potenza planari. Quindi, per esempio, questa è una tecnologia di base su cui ho MOSFET canale P e canale N. Vedete, il MOSFET di potenza è realizzato in questo modo. Sono tutti i processi cosiddetti DMOS, sono ottenuti così. In pratica c'è una... c'è la possibilità di un passo di maschere per realizzare tra gate e drain una regione superficiale N meno poco drogata che fa da regione di deriva laterale. Tipicamente ciascun dispositivo porta una corrente nettamente inferiore a quella dell'altro caso, però uno può compensare con soluzioni mettendo tanti dispositivi in parallelo, insomma, poi è chiaro che tutto si riesce a compensare, perché dal punto di vista dei rating massimi per quello che si trova in commercio si arriva più o meno alle stesse tensioni, alle stesse correnti. Di solito, per esempio, in un processo del genere ci sono a disposizione diversi spessori di ossido, no? C'è l'ossido per fare dispositivi, allora, qui è rappresentato uguale, ovviamente non può essere così, no? L'ossido per fare dispositivi di potenza è un ossido spesso, facilmente 10-20 nanometri, l'ossido per fare il dispositivo di segnale è un ossido sottile, quindi ho maschere differenti per i gate di segnale e per i gate di potenza, ma insomma il processo riesce a essere abbastanza simile. Chiaramente questo, essendo un processo CMOS di partenza, tipicamente consente una logica complessa, anche eventualmente un microcontrollore completo sullo stesso DAI. L'isolamento chiaramente è garantito, è il cosiddetto autoisolamento, no? Il substrato di tipo P che garantisce l'isolamento tra i dispositivi. E, ok, giusto per concludere, quali sono gli aspetti dal punto di vista tecnico, ma anche un po' economico, delicati, critici quando si fa una progettazione di un circuito integrato di potenza? Chiaramente per differenza, gli aspetti critici aggiuntivi rispetto alla progettazione di un circuito per basse potenze, ma essenzialmente sono indicate qua, vediamo di scorrere almeno gli aspetti in grassetto. C'è l'isolamento elettrico dei componenti a alta tensione rispetto a quelli a bassa tensione, quella è una cosa critica, perché
cos'è che può succedere? Quando c'è il switching dei dispositivi di alta tensione, questo switching può facilmente iniettare delle cariche, quindi delle correnti nel substrato che è comune tra i vari dispositivi, e queste correnti possono quindi creare dei leakage tra dispositivi diversi. E la presenza del dispositivo di potenza che switch e che sposta un sacco di carica facilmente può iniettare delle correnti altrove. Quindi questo com'è che si risolve? Tipicamente si risolve a livello di layout, separando bene i componenti diversi e eventualmente mettendo delle protezioni intorno alla parte di logica per garantire che non arrivino disturbi provenienti dalla parte di potenza. Okay, questo è un aspetto. C'è un altro aspetto critico, veramente critico, che se uno non ci si trova difficilmente apprezza, che è la gestione termica. Perché che cosa avete? Che su un chip, sullo stesso DAI, ci sono zone molto più calde di altre, ci sono dei gradienti termici forti, perché dove c'è la parte di potenza, chiaramente ho dissipazioni più elevate, e questo mi causa dei gradienti termici, per cui quelle piccole non omogeneità termiche che ho comunque, anche quando faccio la progettazione analogica o mista, normalmente vengono esaltate dal fatto di avere un dispositivo di potenza accanto. Okay? Quello che si fa di solito è, dal punto di vista pratico, anche a livello di progettazione del circuito integrato, si fa una simulazione termica del DAI per cercare di capire quali sono i gradienti termici e quindi come conviene orientare i componenti. Si parte dalle cose più elementari a schemi molto sofisticati di bilanciamento, in modo da garantire che ci sia una certa simmetria nella distribuzione della potenza dissipata. Tipicamente è una cosa abbastanza critica, ci vuole il tool apposta, perché il classico tool di progettazione analogico di segnale mista non vi fa anche la mappa di potenza del layout, però quella è una cosa che va aggiunta e sono dei tool specifici per gestire questa parte. L'altra cosa critica è questa, le interconnessioni, perché i disturbi che possono venire dalle interconnessioni sono elevati. Immaginate se ci sono le interconnessioni, linee di metal che portano a dispositivi di potenza, hanno variazioni di tensioni elevate e facilmente passano sopra regioni dove ci sono dispositivi di segnale o dove ci sono interconnessioni per la logica. Quindi dal punto di vista capacitivo possono portare dei disturbi facilmente. Che se ho una zona che chiaramente, insomma, se ho una metal che varia di decine di volte, il disturbo che può causare sulla regione logica sottostante è molto più elevato di quello che può causare una metal di segnale. No? Quindi questi aspetti sono critici, per cui per esempio anche nei chip di potenza va fatta un po' di analisi di EMI, come si dice, di compatibilità elettromagnetica, per valutare, di signal integrity si dice più correttamente, per valutare l'integrità del segnale rispetto a disturbi dovuti ad accoppiamenti capacitivi con altre linee. Va bene, questo è un discorso un pochino più generale che si accoppia a quello successivo. Tipicamente, avendo sullo stesso processo dispositivi di segnale e dispositivi di potenza, il processo mi viene molto più complicato, perché ho bisogno di tanti passi di maschera in più per poter e anche di diversi passi di processo in più per poter realizzare più regioni, geometrie differenti. Come dicevo prima, almeno due livelli di ossido mi servono, tipicamente ci sono anche 3-4 ormai livelli di spessore di ossido diversi per diversi dispositivi che devo realizzare. La complicazione del processo è significativa e questo comporta aspetti sia tecnici sia ovviamente economici, perché poi il processo è intrinsecamente più costoso e diventa accettabile soltanto se il volume di wafer che l'impianto può buttare fuori ogni anno è sufficiente da ammortizzare i costi di impianto. Quindi il fatto di realizzare un processo molto sofisticato e in grandi volumi è un aspetto critico dal punto di vista economico, no?
più è sofisticato il processo, più è di nicchia, e però questo si compensa male col fatto che il processo più sofisticato è più costoso, no? Quindi questo è un incrocio critico. Ora, una delle prossime lezioni, come abbiamo fatto l'anno prossimo, no, come abbiamo fatto l'anno scorso, una delle prossime lezioni verrà in realtà il direttore di un centro di progettazione per circuiti integrati potenza, qui a Livorno, che è nato l'anno scorso, che è un nostro ex studente, in particolare il mio ex tesista, è cresciuto, adesso fa il direttore di questo centro. Poi ci racconterà nel dettaglio come funziona il flusso di sviluppo di un circuito integrato del genere.